Preparare i giovani attraverso la formazione scolastica al loro futuro per le scelte lavorative è uno degli obiettivi primari che le scuole si prefiggono. L'Istituto Gaetano Curcio di Ispica è molto attento alle necessità dei suoi studenti, per questo ha inteso intraprendere il progetto finanziato dal Ministero della Pubblica Istruzione, che lo ha scelto tra tanti istituti italiani per sviluppare il percorso alternanza scuola-lavoro. Noi abbiamo sentito le impressioni degli studenti che hanno preso parte al progetto. Con la scuola abbiamo fatto diverse proposte, ma soprattutto diverse esperienze. Negli ultimi 2 anni credo che la scuola si sia migliorata molto. Anche verso l'estero ci sono state nuove proposte e questa è una cosa più che positiva, perché secondo me per ragazzi della nostra età, 17-18 anni, sono importanti. La scuola si impegni nel tentare di promuovere questo tipo di progetti, anche per cercare di coniugarla con quanto di bello effettivamente c'è nella provincia di Ragusa e non solo. Questo progetto dell'alternanza scuola-lavoro mi piace in maniera particolare perché ho un po' così fra le mie divagazioni sul futuro c'è anche quella del giornalista, però. Alla fine di questo percorso, di questo progetto, dovrai sostenere una prova giornalistica scritta. Come pensi di impostarla? Io dal punto di vista del giornalismo ho avuto già esperienze, perché appunto ripeto, quest'anno abbiamo fatto delle esperienze a Siracusa, a Catania, e alla fine di questi viaggi abbiamo avuto il compito di scrivere articoli da pubblicare poi sul sito della scuola. Se dovessimo dare un giudizio, un voto a questo progetto in particolare, che giudizio diamo, che voto dai? Io non sono uno molto largo quando do i voti in generale, credo che sia un 8 meritato. Un voto, diamo un 8, che vuol dire non è male. La nostra scuola non è questo l'unico progetto che utilizza per far conoscere agli studenti quello che è il territorio. Infatti molte volte anche studenti del liceo classico si sono cimentati a conoscere il territorio o attraverso magari progetti che valorizzavano l'ambiente, quindi dal punto di vista biologico, chimico, oppure appunto dal punto di vista culturale, degli affreschi, delle chiese che andavano a visitare. Sì, ce ne sono tantissimi. Devo dire che ho trovato molto interessante questo aspetto bizantino della città, perché assomiglia molto al barocco, innanzitutto al barocco ispicese, ma anche al barocco del ragusano. È stato molto interessante vedere questo nella chiesa qua di San Benedetto, posto dove appunto è situato il sacramento, e che questa piccola cappella è tutta affrescata. E appunto ci diceva la guida che è una caratteristica particolare della chiesa. Sono anche più di 1000 pezzi di argento, di argenteria, che vanno dal 1700 ad oggi, ai pezzi attuali, anche alcuni pezzi addirittura più antichi del 1500, quindi è proprio interessante vedere tutte questi manufatti che magari in territorio ebleo sono più ridotti. Abbiamo visitato alcune chiese, anche il museo che si trova proprio dentro la chiesa ed è stato costruito dai volontari, dei parrocchiani, in maniera del tutto gratuita, e quindi questa è una delle cose che mi ha colpito di più. La visita al museo sia stata proficua per i ragazzi, perché all'interno del museo, oltre alle opere d'arte, c'è uno spaccato di intervento strutturale, culturale e sociale, soprattutto anche economico, perché se si pensa che questa struttura nasce dal basso senza intervento alcuno e per iniziativa dei parrocchiani che hanno voluto a tutti i costi salvaguardare la storia e il patrimonio di questa immensa città, riportando alla luce e tirando fuori oggetti che si conoscevano ma erano nascosti. Mi piacerebbe magari provare a fare, chissà, per durante i mesi estivi, la guida turistica anche nel mio paese. Diamo un voto a questo progetto. 9. Darei un 8,5, sì. Questo progetto, per noi giovani è sempre un'esperienza e chiaramente è anche utile. Di Palazzolo chiaramente c'è questa chiesa che comunque è bellissima, e inoltre, anche se ancora non abbiamo visto tutto, c'è il centro storico che comunque è bellissimo e merita tanto. Come imposterai la prova finale giornalistica? Beh, la imposterò intanto sulle impressioni di noi alunni, appunto su questo.
Però più che altro, visto che io sono un'appassionata anche di fotografia, perché no, anche attraverso delle immagini particolari. Penso di impostarla secondo quelle che sono state le indicazioni dei miei insegnanti, anche perché, come ho già detto, noi abbiamo già redatto degli articoli. Un voto a questo progetto e insomma all'iniziativa della scuola. Beh, un 8 per l'impegno, ancora da finire, però ci dà tante opportunità. Da quest'anno l'alternanza scuola-lavoro entra anche nei percorsi liceali per consentire ai nostri studenti di mettersi in contatto con il mondo del lavoro, ed infatti abbiamo scelto un'importante testata giornalistica che ha fornito loro il supporto per meglio esercitarsi in una delle modalità con cui affronteranno gli esami di Stato, l'articolo di giornale. Giornalisti in erba, infatti, è il titolo del nostro progetto, che da quest'anno entra nel curriculum dell'Istituto Fulci.